Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Azzeramento. Con noi oggi una ex biatleta e non una qualunque, vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo e ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici. Abbiamo con noi Natalie Samper. Ciao Natalie! Ciao. Allora, partiamo da dove ti abbiamo lasciato. Dopo il tuo ritiro, da quanto sappiamo, ti sei dedicata, come ci dicevi anche prima, ai cavalli. Possiedi ancora il maneggio? Come stai trascorrendo questi giorni a casa? Io a casa meno di voi perché ho tanto lavoro con i cavalli, visto che i proprietari dei cavalli non possono venire, dobbiamo muovere noi i cavalli e perciò sono tutto il giorno fuori. Sono fortunata. Ma questa dei cavalli è una passione che hai sempre avuto o ti è venuta dopo il ritiro? No, io da bambina montavo già, poi per il biathlon l'ho lasciato e dopo la mia carriera l'ho ripresa. Ok. E sei ancora collegata al mondo dello sport in qualche modo? Ma allora, dopo la mia carriera un po' sono entrata nell'organizzazione del Tour de Ski a Dobbiaco per parecchi anni. Per il momento non ci sono più lì nell'organizzazione, però sono ancora come tecnica delegata nelle gare di sci di fondo, dove ho iniziato prima del biathlon. Ecco, proprio su questo argomento, tu hai fatto fondo fin da bambina e poi hai iniziato con il biathlon a 17 anni, giusto? Sì, più o meno. E ti ricordi il tuo esordio in Coppa del Mondo? Ma la mia gara, la prima, ma io penso a Anterselva. Esatto, è Anterselva. Non Tanti anni fa, quasi 30, non si possono dire però. quella gara, ma io le gare di Anterselva sono sempre state speciali e correre a casa è difficile, però infatti devo fare complimenti alla Doro perché correre a casa è molto difficile e ha fatto molto bene. Però correre a casa è bello perché hai tutti i tuoi amici, parenti ed è bellissimo gareggiare a casa. Hai seguito i mondiali di quest'anno? Sì, li ho seguiti non sempre su Antasera, sono stata 2 o 3 volte, e se no li ho seguiti o sul cellulare o in qualche maniera li ho seguiti, sì. Qual è stata la gara che ti ha emozionato di più? Ma certamente la prima e anche l'ultima, diciamo, della Doro, che lì è stata, sì. No, sono state tutte veramente molto spettacolari, non potrei dire quale di più, cioè tutte alla fine. Natali, faccio un tuffo nel passato. Hai citato prima Bad Gastein con la 2 giorni di gare nel 93-94, dove hai vinto le tue prime 2 gare in Coppa del Mondo. Era un altro biathlon perché tu la prima gara, la 15 km, l'hai vinta con 2 minuti di vantaggio sulla seconda. E se ci penso oggi, ho detto. 2 minuti anche nell'individuale, perché ogni bersaglio chiaramente aveva un peso specifico, però le differenze, le grandi differenze che ritrovi tu tra il biathlon di allora e il biathlon di oggi. Ma allora io ho avuto la fortuna di fare un po' un sviluppo del biathlon solo al poligono, ai tempi di tiro. Le mie prime gare io sparavo lì, stavo lì un minuto, anche più di un minuto a sparare. Invece adesso si spara sotto i 20 o intorno ai 20 secondi. Cioè, ho avuto anche la Glago che era una delle più veloci a sparare. Cioè, ho fatto praticamente tutto lo sviluppo del biathlon che adesso hanno di nuovo, cioè, sono di nuovo andati un po' più sul sicuro del tiro. Come ho detto, il biathlon all'inizio si aveva tempo di sparare, si andava piano al poligono e si cercava di beccare tutto, ma io non ho beccato tutto. Sempre quelle che ho beccato le ho vinte. Andavo più forte sui sci che nel tiro.
Lo sviluppo sì, adesso ormai devi essere forte sui sci, brava nel tiro ed anche veloce. E invece a livello mediatico, una volta c'era praticamente pochissimo interesse, quanto è cambiato il mondo del biathlon? Ma io penso, cioè, praticamente in Italia, da noi c'era pochissimo interesse, sì, io forse un pochettino di più, perché parlando anche il tedesco così, avevi il pubblico tedesco e visto che noi a casa avevamo un albergo, ero un po' più conosciuto anche, ero quasi più, e anche adesso sono quasi più conosciuto in Germania e in Norvegia che in Italia. E ti capita magari di pensare sempre a quella stagione, alla lotta con la bielorussa Parmigina, che ho scoperto tra l'altro adesso fare anche la giornalista sportiva, tra l'altro, ed erano stagioni un po' particolari prima dell'avvento di Magdalena Forsberg. Era un biathlon un po', come dicevi tu, basato tanto sul fondo e con tanta riflessione al tiro. Esattamente. Cioè, poi con la Maddalena si è cambiato un attimino, e anche con le tedesche, quando è entrata tipo la Glagola, Henkel, che loro col tiro si facevano le gare. E poi pian pianino sono diventati sempre più forti sui sci, e poi uno se non beccava più non aveva più tante chance. E invece la notizia del passaggio di Stina Nilsson dal fondo al biathlon è recente, degli ultimi mesi. Pensi che possa seguire le orme di Forsberg? Ma secondo me sì, perché uno non è che fa una scelta solo così, perché stava andando, è molto forte nel fondo. Lasciare una disciplina dove sei già vincente, poi andare in una che per me è molto affascinante, perché quel biathlon non hai mai finito. Cioè, tu quando pensi di essere, cioè, nel fondo parliamo chiaro, se uno è forte, è forte. Nel biathlon tu il giorno prima puoi essere il più forte, il giorno dopo la forma è la stessa, però puoi arrivare anche tra gli ultimi. Cioè, questo è il fascino del biathlon, che tu non hai mai raggiunto un limite, cioè tu puoi sempre migliorare, sempre cercare, è uno sport divertente, non hai mai finito. Ma è uno sport divertente, ma anche tanto mentale. Quanto ti ha influenzato la tua mente in questo sport? Com'è il rapporto con la mente, con questo sport? Ma allora, io questo era un po' il mio debole, perché io stavo sempre tanto forte sui sci, e il tiro, come l'avevo già accennato, quelle tre gare che tu avevi accennato che avevo vinto, infatti ho sparato zero e ho visto nelle altre, dovevo fare tanti giri di penalità, perciò penso che il mio problema è sempre stato un po' il tiro. L'ultima vittoria invece è arrivata un po' di anni dopo, con l'inizio del nuovo millennio. Avevi fatto già podio a Oberhof, e ho trovato anche delle immagini video della ZDF, della tua vittoria a Ruhpolding. Era un periodo diverso della tua carriera, c'erano stati degli anni con degli alti e dei bassi, ma sei riuscita comunque a toglierti quella grande soddisfazione di tornare alla vittoria a Ruhpolding. Ecco, in quelle stagioni e poi che hanno portato al successo, e quel discorso che dicevi tu di mantenere sempre la costanza di rendimento? Ma allora io devo anche dire un po' che noi, diciamo, quando ho iniziato per me andava tutto facile, perché ho iniziato col biathlon, vincevo e andavo subito forte. Poi certamente il biathlon si è sviluppato, sono arrivati anche le altre nazioni che hanno tirato su delle ragazze, perché, cioè, io sono stata una delle prime che ha fatto il biathlon, le prime Olimpiadi nel 92, era la prima volta che le donne sono state che hanno partecipato alle Olimpiadi.
Perciò c'erano delle nazioni che erano forse ancora più indietro di noi. Cioè, io quello che mi mancava anche era una squadra delle donne. Cioè, io i primi anni mi allenavo di più con gli uomini che con le donne, perché non avevamo una squadra femminile in Italia. Sì, c'era, però non ancora in grado come, o competitiva come è venuta negli anni successivi. E perciò quello è bello vedere che adesso non c'è solo una atleta forte, c'è una squadra che è forte nel biathlon, e quello è il bello. E diciamo, noi avevamo anche un periodo dove abbiamo cambiato tanti allenatori, perciò devo dire, posso fare solo un consiglio alla Doro: se hai un team che ti segue, che è forte, non fatelo mai cambiare. Cioè, io quando voi avete detto sì, adesso avevo questo blocco dove non avevo più risultati, avevo tutto un staff nuovo, poi hanno ricambiato, e questa è la cosa peggiore che si può fare. Cioè, quando una cosa non va bene, non devi sempre cambiare allenatore, o devi tenere, cercare una strada e tenere duro, e poi riesci di nuovo a ottenere risultati. Non puoi andare là no, o dare la colpa all'allenatore, non è quello. Cioè, l'allenatore alla fine è uno che ti deve aiutare anche mentalmente, o quando sei giù di morale, di tirarti su. Cioè, l'allenatore non è solo uno che ti fa dei programmi. Cioè, so che noi avevamo anche un allenatore che allenava una squadra di calcio, però, cioè, come ho detto, poi quello che secondo me hanno fatto molto bene, che quando avevano uno staff di tecnici, hanno tenuto duro, e così hanno creato questa squadra che hanno adesso, senza cambiare tutti gli anni. Io penso che nel biathlon questa è una cosa molto importante, che c'è una squadra dietro di te. Mi sembra che anche Dorotea sia su questa lunghezza d'onda dalle ultime dichiarazioni. E una cosa che mi fa più specie, come hai detto tu, che mancava la squadra proprio femminile, e ho ricordo che ai mondiali, per esempio, di Oslo e Melkollen, la squadra italiana non era neanche al via della staffetta. Cioè, ci sono state alcune occasioni in cui proprio la nazionale italiana, probabilmente perché essendo in 2-3 atlete a gareggiare in Coppa del Mondo, non schierava neanche la staffetta. È una situazione proprio talmente distante da quella attuale che non rende bene l'idea su quel periodo. Non c'erano soldi, cioè noi, se non eravamo competitivi, hanno fatto delle scelte di non portare neanche la squadra. Cioè, il biathlon adesso penso che nella federazione è vista molto diversamente che quando gareggiavo io. E torniamo invece a parlare delle Olimpiadi. Abbiamo detto che hai partecipato a 5 edizioni. E adesso, 20 anni dopo Torino, l'Italia torna ad ospitare finalmente le Olimpiadi. Quali sono i tuoi ricordi più belli che hai della manifestazione, magari prima del tuo passaggio poi alla nazionale belga? Ma io devo dire, certamente la prima Olimpiade a Albertville è stata una bellissima esperienza, perché cioè, partecipare ai giochi è una cosa che è un sogno di un atleta, e poi arrivare anche vicino alla medaglia, che quasi quasi ce la facevo, era quasi una cosa, diciamo, sì, dei ricordi che non dimentichi. La più bella, io, per me è stata Lillehammer, perché Lillehammer è stata un'Olimpiadi dove si sentiva veramente un'atmosfera di Olimpiadi. In tutte le altre purtroppo eravamo troppo dispersi, non c'era il contatto con le altre discipline, cioè anche Lillehammer era un insieme quasi con tutte le discipline, poi la gente che era vicinissima. Loro, mi ricordo, andavano a piedi da Lillehammer su allo stadio. C'è, cioè, una cosa meravigliosa,
che avevano le tende vicino, facevano il campeggio, e Lillama per me è stata veramente un'Olimpiadi dove sentivi l'atmosfera dei giochi. In tutte le altre Olimpiadi era un po' più, diciamo, sì, era diverso, non lo sentivi più freddo. sì. Poi anche voluto finire con l'Italia, non era quello. Io non volevo ancora smettere a correre. Purtroppo l'Italia voleva gareggiare, voleva creare un gruppo con i giovani e io in quel momento ero troppo, come loro hanno detto, troppo vecchia e allora, siccome avevo il doppio passaporto, ho detto, vabbè, io gareggio ancora un po'. Ah, ok, io non sapevo questa cosa perché ho iniziato a seguire il biathlon dopo. Era, Quindi eh. per me era molto difficile prendere la decisione, però l'Italia non mi dava neanche la possibilità di allenarmi da sola e fare una qualificazione in autunno. Allora ho detto no, io voglio ancora correre. Siccome avevo il doppio passaporto, mi hanno dato, cioè, il nulla osta e così ho potuto gareggiare per il Belgio. Che era poi molto difficile perché se non hai una squadra non riesci, anche se ho ottenuto col Belgio mi sembra ancora un 13 posto, un 13esimo posto, 12esimo a Östersund, però c'era una cosa molto difficile perché all'inizio mi davano bene una mano anche un po' i norvegesi, ma dopo quando vedevano che battevo anche delle loro ragazze, loro non potevano più aiutarmi così tanto e poi da sola, cioè, ho corso ancora persi, diciamo, gli ultimi anni era più per stare anche forse con mio ex marito e gareggiare ancora perché io il biathlon l'ho sempre fatto. Non per i risultati, era perché era la mia vita e non mi sentivo ancora pronta per lasciare. Lasciamoci con un aneddoto. Hai un ricordo particolare, un qualcosa di divertente o di curioso che ti è capitato durante la tua carriera che vuoi condividere con noi? Oh mamma mia! Ah sì, parliamo di Bakkastein. Perché noi a Bakkastein l'anno dopo, mi ricordo bene. Il mio dito di tiro è rimasto nella porta del pulmino, allora non potevo fare le gare dopo. E lì ero bene un po' triste, ma dopo, siccome ero anche forte sui sci, potevo partecipare a una gara di fondo di Coppa del Mondo a Sappada. E là mi ricordo sono arrivata a dodicesima, perché il mio dito di tiro. Ah, bella questa cosa, non la sapevamo. Ricordo perché infatti ero molto molto triste, giù di morale perché la forma c'era, però il mio dito era gonfio e tutto quanto, e quella volta lì, ed è stato anche molto bello che il fondo mi ha dato questa opportunità di gareggiare in Coppa del Mondo. Beh, hai trovato un'ottima soluzione per trascorrere la giornata. Fantastico. Bene, dai, grazie mille per tutto e ti ringraziamo per aver partecipato a questa intervista. Grazie per aver condiviso questi bei ricordi e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie, Natalia. Ciao, ciao, ciao. Ciao.